Siamo in collegamento col sindaco di Albino, architetto Luca Carrara, per conoscere un po' la situazione circa quella mozione che la Lega ha presentato in ordine alla libertà di espressione in rapporto al notiziario comunale. Cosa si può dire, sindaco? Dico semplicemente che questi signori hanno preso un grossissimo abbaglio, nel senso che, e l'hanno preso credo consapevolmente prendendo in giro i cittadini di Albino e gli altri gruppi di minoranza. Tant'è vero che la lista Rizzi e la lista del PDL che aveva inizialmente sostenuto la mozione, quando hanno visto i fatti e conosciuto i fatti per quello che in realtà sono, hanno ritirato le loro firme e quindi è saltata la mozione. Nella sostanza questi signori dicevano che il sindaco di Albino censurava il loro scritto sul paese mio, cosa assolutamente falsa. Il sindaco di Albino, il sottoscritto, ha semplicemente dichiarato che dovevamo tutti insieme discutere dei modi per restare nel paese mio, ma senza impedire alla Lega di fare un contratto e senza impedire alla Lega di poter fare il suo articolo. Se non l'ha fatto è perché ha problemi al suo interno. Quindi ribadiamo la nostra massima disponibilità al confronto per gestire il notiziario, ma siamo altresì convinti che devono smetterla di raccontare menzogne ai cittadini.